Buonasera a tutti, mi chiamo Yannick Angelone, sono uno specialista nell'allenamento e nel condizionamento della forza. Vivo in Abruzzo, a Chieti. Alleno nel mondo del rugby dal 2008 e prima lo praticavo come giocatore e l'ho praticato come sport fino a 2 anni fa. E nella mia vita ho fatto sempre sport di contatto, dal judo alla lotta. Un pochino di pugilato e il rugby è stato il mio sport principale. E fino a l'anno scorso mi ero avvicinato all'arrampicata perché è stato sempre, diciamo, un mio sogno, ma non avevo conoscenze, non conoscevo nessuno che faceva arrampicata e allora ho iniziato a fare un po' di boulder. E a dicembre, visto che ho una sala pesi dove alleno, avevo una bella idea, ho detto: ma vorrei mettere un qualcosa al muro. All'inizio ho pensato a un pangulic, a un campus board, e ho cominciato a prendere informazioni. E però nel frattempo seguivo Marco su YouTube e lo apprezzavo tanto perché comunque vedevo l'enorme impegno che metteva nel preparare i video, la meticolosità. E quindi l'ho seguito e siccome non conoscevo nessuno che mi potesse aiutare a dicembre, ho preso e gli ho scritto su Messenger chiedendogli consiglio per fare questo campus board. Meno male che l'ho contattato perché per come sono fatto poi probabilmente mi sarei fatto molto male visto poi come si utilizza realmente un campus board. Non si utilizza naturalmente con grande frequenza come avrei voluto fare io, anche se con cognizione di causa, ma meno male che mi sono rivolto a Marco perché da un campus board che volevo fare mi sono ritrovato a costruire insieme a Marco questa bellissima parete. È stato fantastico, mi ha aiutato su tutti i punti, dal montaggio, il materiale, le misure, il distanziamento delle prese, tutto, tutto, anche perché se lo seguite su YouTube lo potete vedere da voi, e anche perché ne scrive tutto, non solo spiega benissimo nei video, ma scrive tutto quello di cui si ha bisogno, dal materiale alla posizione, i centimetri, il distanziamento, tutto. E quindi non mi aspettavo assolutamente di diventare un allievo. Sono sempre stato un atleta, sempre stato allievo, ho sempre ascoltato in qualsiasi ambito, anche perché nel mondo della preparazione fisica si deve sempre ascoltare, perché un mondo è il corpo umano, è mente e corpo, quindi si deve sempre ascoltare. E sicuramente non mi aspettavo di riuscire a fare quello che attualmente sono in grado di fare. Mi alleno da dicembre con Marco, ho avuto dei risultati pazzeschi. Quello che riuscivo a fare a dicembre, per me era utopia pensare di arrivare a questo livello. Là, se vedete, sono riuscito ad ammettere delle tacche da mezzo centimetro. Io a gennaio avevo enormi difficoltà a tenermi bene, a fare i passaggi su quelle da 1 centimetro, quindi per me era proprio utopia. E quindi lo consiglierei a chiunque, dal neofita al professionista, perché Marco è una persona veramente, veramente rara, preparazione enorme, empatia enorme, simpatia a gogo, flessibilità e polivalenza, capace di adattarsi e allenare un professionista e dopo un'ora allenare un completo neofita perché è una grande esperienza. Quindi ve lo raccomando tantissimo, che okay? Quando si tratta di una persona come Marco, ma è sempre un investimento perché giustamente la differenza costo-investimento è che dopo me lo ritrovo, metto quei soldi, ma mi produrranno un risultato ben più grande rispetto a ciò che ho investito. Se qualcuno è di Chieti o che si trova dalle parti di Chieti, mi può contattare perché il mio muro è il muro di tutti gli allievi di Marco. Ok? Una buona serata, grazie. E grazie Marco.